Amici di Chimera Remo, da poco Xiaomi ha presentato una nuova versione dell'ormai noto Mi 4. Ebbene, eccolo qua. Scopriamo insieme lo Xiaomi Mi 4A. Nella realizzazione della componente estetica di questo device, Xiaomi ha sicuramente pensato a un'utenza meno esigente che apprezzasse un look decisamente più sportivo rispetto a quello dei device più blasonati della casa cinese. Il retro, infatti, è realizzato in policarbonato opaco, che risulta davvero piacevole al tatto e rende il grip piuttosto sicuro, anche se una cover protettiva in questi casi non fa mai male. Le dimensioni, tutto sommato nella norma, e il peso di circa 130 grammi, rendono l'utilizzo con una sola mano davvero comodo, permettendo alle dita di raggiungere quasi l'intera porzione dello schermo, considerando che per arrivare all'angolo più lontano dovrete fare un po' di fatica. Sulla zona frontale troviamo il display da 5 pollici nella zona centrale, mentre, nella parte alta, sulla sinistra abbiamo come di consueto il logo Xiaomi, mentre al centro sono collocati i sensori di prossimità e luminosità, la cassa per l'ascolto in chiamata, la fotocamera da 5 megapixel e il LED di notifiche RGB. Il retro risulta in gran parte pulito e ospita nella parte alta la fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED e il microfono per la riduzione del rumore in chiamata, mentre nella parte bassa il logo Xiaomi lucido e l'altoparlante per la riduzione dell'audio di sistema. Dando un'occhiata ai lati, troviamo il bilanciere del volume e il tasto per accensione, spegnimento e blocco schermo sul bordo destro, l'ingresso per l'inserimento di due schede micro SIM sul sinistro, il microfono e l'ingresso per il cavo micro USB sul lato basso e l'ingresso per il jack audio da 3,5 mm sul lato alto. Come è facile capire dal nome, il nuovo device della casa cinese si presenta come una variante dell'attuale top di gamma, presentando caratteristiche simili sotto alcuni aspetti e completamente diverse sotto altri. A voler fare un paragone con il Mi 4 in mio possesso, utilizzando AnTuTu come strumento di comparazione, posso dire che, mentre il Mi 4 ha totalizzato circa 46.000 punti, il punteggio del Mi 4i si è assestato intorno ai 36.000 punti circa. Ma quali sono le specifiche che producono questo risultato? Ebbene, sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 615 con 4 core da 1.1 GHz e altri 4 da 1.7 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna non espandibile, di cui 12 disponibili per l'utente. Una delle note positive di questo dispositivo è senza dubbio la qualità del suo display da 5 pollici, realizzato con tecnologia IPS, con una densità pixel di 480 dpi e risoluzione 1920x1080. I colori sono ben calibrati, meglio anche del Mi 4, con immagini visualizzate in modo nitido e con neri sufficientemente profondi. La versione Android installata a bordo del nostro Xiaomi Mi 4i è la 5.0.2 Lollipop, con interfaccia grafica proprietaria MIUI. Nonostante il passaggio alla nuova versione del sistema operativo del robottino verde, sul lato grafico la UI non presenta alcun cambiamento, conservando quelle che sono le caratteristiche proprie della MIUI V6. Un piccolo appunto riguarda la lingua di sistema. Essendo uscito da poco, il Mi 4i non può ancora godere della versione europea della ROM, sia perché gode di aggiornamenti diversi rispetto ai terminali con a bordo KitKat, e sia perché non ci sono ancora sviluppatori che si siano adoperati per la traduzione di quest'ultima. Tralasciando ciò, la navigazione delle schermate avviene in modo fluido e senza intoppi, e le applicazioni preinstallate sono quelle alle quali Xiaomi ci ha già abituato. Il comparto multimediale concede belle soddisfazioni, grazie all'esperienza complessiva in grado di fornire all'utente. La fotocamera da 13 megapixel, ad esempio, promette foto di ottima qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie al flash dual LED bicromatico, in grado di illuminare correttamente anche le situazioni più buie. La fotocamera interna da 5 megapixel, in condizioni di buona luminosità, garantisce ottimi selfie. L'applicazione default resta quella già vista nelle recensioni di altri dispositivi con a bordo la MIUI V6, con tutte le feature del caso, come la modalità manuale, effetti particolari e tanto altro. Per quanto riguarda i video, la fotocamera principale è in grado di girare i filmati fino a una risoluzione massima di 1080p Full HD a 30 fps. La cassa audio posto sul retro del device è abbastanza potente e riproduce il suono in modo chiaro e pulito. Infine, il comparto videoludico garantisce una buona esperienza di gioco per quel che riguarda i titoli più leggeri, ma, forse per problemi legati all'ottimizzazione di Lollipop attualmente in corso, nei giochi più pesanti è facile riscontrare rallentamenti e brevi lag. La batteria da 3120 mAh, di poco superiore a quella presente sul Mi 4, garantisce ottimi tempi di autonomia, arrivando a circa 16 ore di utilizzo e 5 ore di schermo acceso. Purtroppo però, a causa di problemi legati all'aggiornamento a Lollipop, parzialmente risolti da un recente update, in alcune situazioni è possibile riscontrare picchi di consumo. Insomma, dopo averlo assestato a dovere, troviamo una grande fluidità e reattività nella risposta, legata a una stabilità che, sporadicamente, cede il passo alla chiusura forzata di alcune applicazioni, sintomo di come Lollipop sia ancora in fase di sviluppo. Sicuramente, la memoria da 12 GB e la lingua inglese
potrebbero scoraggiare gli utenti più smanettoni ed esigenti all'acquisto del device. Ma sul secondo punto non mi preoccuperei più di tanto, visto come la community di sviluppatori non lascerà ancora per molto questo terminale senza una traduzione internazionale. Il campo multimediale presenta certamente una buona qualità nel comparto fotografico, grazie alla fotocamera principale che, con l'ausilio dell'applicazione di sistema davvero ben realizzata, garantisce ottimi scatti e un'altrettanto buona velocità di esecuzione. D'altro canto, però, giochi particolarmente pesanti rallentano il dispositivo anche abilitando l'opzione alte prestazioni, rendendo leggermente amara la vita dei gamer incalliti. Alla luce di ciò, lo Xiaomi Mi 4i si è rivelato essere un device dal fascino che personalmente definirei sportivo, in grado di accompagnare quella fetta d'utenza giovane che guarda molto alla componente estetica, la versatilità nell'uso delle più svariate applicazioni e la cura nello scatto e nella raccolta di foto e video. Questo era il Mi 4i. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi o altre domande a riguardo e cercherò di rispondervi al più presto. Alla prossima!